Salvo Dere Felice, non lasciati nello scorso episodio in questa situazione abbastanza di merda. In ogni caso siamo su Baldur's Gate 3, come sempre, io sono l'Arax di Cormaris. Accecato, bene. Fallimento, 12. Magnifico. Ci troviamo in questa situazione critica dove abbiamo qui il signor Marcus Alimpollo, che ha avuto questa brillante, se non geniale, assoluta idea di dover attaccare la nostra amica. Dal momento che ci sono tutti intorno, mi verrebbe da dire che... Questa è un'aberrazione. Marcus Alidipollo, veramente, si è inquietato. Mi ha dato un dono! Delle ali spennacchiate bruttissime, ma proprio bruttissime, che non si possono proprio vedere. Ok. No, che balestra, tu vai di spada. Altro che. Ma perché l'arco? Cazzo, io voglio la spada. Seriamente. Però potete attaccare anche un po' gli altri, non è che qua me ne buttate 10, 20, 40, eh. E che cazzo? Mi vai lì e innegabilmente. Cura? Livello 1? Wow! Stretta che fa 2,16. Scacci non morti. Briga per scacciare ogni non morto. Voi esattamente che cazzo siete? Un non morto. Effettivamente non è una bruttissima idea. Anche perché se riusciamo a scacciare tutti questi, questa poi viene considerata come azione. Abbiamo anche l'azione bonus, ok. Ci proviamo. Dio, che culo! Che culo! Che culo! Ok. Magnifico. Sta andando da Dio. Ti prego, Isobel, non attaccare i gargoyle, non attaccare i gargoyle, non attaccare questi orrori, non attaccare gli orrori. Scappa via. Bravo. Brava. Sta funzionando. Per quel che ne sappiamo. Per quel che ne sappiamo, stare quello stronzo che continua a cantare. Bagliore supremo. Se riesco a mettere qui, riesco a prendere tutti e tre. Se. Magnifico. Magnifico. Credo che una bella canzoncina di ristoro servirebbe proprio ad Astarion. E almeno abbiamo fatto quest'altra parte. Ok. Perché il problema è che io in realtà. Certo ti faccio attacco di opportunità. Ok. Qual è il problema di tutto questo, signori? Fondamentalmente è che in realtà questo video l'avevo già iniziato. E voi vi direte perché quindi non lo stai continuando? Per il semplice motivo che avevo appena iniziato il video e i ragazzini avevano fatto un critico alla nostra chierica e lui se l'era portato via. Logicamente sono subito bloccato, non ho visto come continuava. Però sappiamo per sicuro che se per qualsiasi sbaglio XYZ, eventualità XYZ, la nostra amica cade per terra, il nostro pugno fiammeggiante Marcus se la porta via. Quindi ad ogni modo dobbiamo evitare questo. Allora, sicuramente direi che una bella freccia. Il problema è che quello non so nemmeno se definirlo umanoide oppure no. Che altre frecce abbiamo a disposizione per curiosità? No, drago, no, non ci servono i draghi. 98. È qualcosa. Non so cosa ho fatto, ma ha funzionato. Per me va bene così. Ok, quello lì è scacciato e se ne va fondamentalmente. Ringrazio che i bambini. Una pantera.
Grazie. Beh, effettivamente abbiamo i pugni qui, almeno fanno qualcosa. Più che altro mi preoccupano tutti questi simpatici bersagli qui. Oh, cazzo. C'è Harris, i miei coglioni. Sa fare le robe. Perché mi è passato? Vabbè, perché Carla è giustamente paralizzata, vaffanculo. Oh, però cagate un po' i coglioni, con questa roba. Oddio. Andiamo sempre con l'azione bonus. Andiamo qualche incantesimo così, eh. Elementare minore, scudo di fuoco, scuro visione. Incantesimi di merda che ci abbiamo. Avvolgi il bersaglio in un bagliore simile a una fiamma. Se noi facciamo questo dovrebbero andare automaticamente a fuoco. Sì, è il meglio che abbiamo a disposizione oggettivamente. Scappa, chiudi la porta. Ah, si è cura, pensavo stava curando lui, dicevo, minchia, sei rincoglionita. Chiudi la porta, cazzo! Chiudi quella fottutissima porta di merda! Danno radioso 1, ma chi se ne frega dei danni? L'hai fallito? Ah no, l'ha preso, dicevo, cazzo se l'hai fallito, puttana troia, ce ne vuole di coraggio per fallire. Cazzo, abbiamo dimenticato di curare lei con l'incantesimo bonus. Ok, noi abbiamo ancora un po' di roba. Se possibile, io mi metto in mezzo alle fiamme, ma accanto a loro, così se hanno questa brillante idea di muoversi, ci troveremo nel... Grazie ragazzi che state andando ad attaccare. Dimmi che hanno già ammazzato uno. Ah no, quello era per terra, già steso di cazzi suo. Bravo. Bravo. Anche se non lo potremo interrogare ora che è bruciato. Ehi ragazzi, era l'unica possibilità che avevamo. Ok, invisibile, cariche elettriche, tiro con l'arco. Questo qua sta rosolando nel nulla. Perfetto. Ragazzi, noi stiamo vincendo questo scontro in maniera assurda. Ma è possibile che ora ti rendi invisibile? Ma che cazzo se ne frega che ti rendi invisibile? Fai qualcosa di utile, cazzo. Era grande guerriera, non ha fatto un cazzo da prima. E qui c'è là. Perché c'è là? Qua. Vedi, Ceres è molto più sveglia di te, nonostante tutto. Vabbè, che tu ti riprendi. Amica mia, un po' mi servì un cazzo. Ok, terminiamo. Mia cara pista, scatta, non andare nelle fiamme. Colpisci il... Perché non saltate? Se saltate andate molto meglio. Certo che io ti attacco. Cazzo, credi di andare, puttanella! Ok. Ora. Dove sono i nemici? Dove io ho finito tutti gli incantesimi a mia disposizione. Arpista, arpista. Qui c'è un orrore mezzo disgregato. Un altro orrore sta lì, ma credo che riusciranno tranquillamente a risolverla. Ma prendere questo figlio di puttana qui. No, vabbè, ti sposti qui magicamente. Magari qui, ecco, perfetto. E gli dai una bella fiamma sacra. Ti è benedicito, puttanella. Ok. Perfetto, l'importante è che abbiamo protetto sta rompicoglioni. Fatevelo dire che è veramente una rompicazzo di dimensioni epocali. Cioè, non si può vedere che io debba difendere questa roba. Perché io poi la cosa bella è iniziare il video tranquillamente. A un certo punto questa mi è partita via, io. Puttana Eva, ma è possibile? Che cazzo? Ok. Mio caro Astarion, sono convinto che con un salto riuscirei a fare miracoli. Azione scaltra, scatto, raddoppia la tua velocità di movimento.
Questa mi considera l'azione bonus. Dato che io qui non posso andare perché cazzo hanno barricato il mondo. Che merda! Vabbè, più che altro perché volevo giocarmela bene, così in caso andavo a salvare pure qui Gargoyle. Poi che bello avere il paladino, questa, avendo il paladino qui diventa tutto molto più facile, tremendamente più facile. Oh, ma allora posso uscire fuori e dillo prima, Buda porco. Perfetto. Ora, siete pregati di concentrarvi con il gargoyle che abbiamo all'ingresso. Sta passa il turno, ma io non ci credo. Che casino. Che casino. Tieni le mani a posto. Hai Isabel, pure il coraggio di sei dirlo. bene? Sono bene. Marcus è stato con noi da inizio. Hanno stato tracciando questo tutto il tempo. E non era un random attacco. Tu eri il target, Isabel. Sanno quanto importante sei. Perché è Ma non sanno di importante? te. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him Non hai fatto bleed. un cazzo in tutto questo attacco, Good porco luck. Giuda. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Marcus mi ha detto che Catherick voleva che fossi catturata, non uccisa. Perché? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted Non me la personal racconti morality? giusta. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Mentre commercia non è un cazzo. Quando avrò la testa di Catherick sarete di nuovo al No sicuro. mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Ok. A parte questo, il cadavere è troppo danneggiato, appunto. Un po' mi dispiace, avrei potuto porre delle domande, però ragazzi, non può andare sempre come vogliamo. Minchia, se ora me lo consideri furto, mi incazzo come una bestia. Ah, ecco, prendiamo il nostro parassita. Anello corpo mutevole. Ah, lui è randello pesante. Questo lo mandiamo all'accampamento. Ok. Mezza armatura. Mercanzia, mercanzia. Ah, ti dirò, non mi fa impazzire come anello, nonostante tutto. Mi avrebbe fatto più impazzire capire cosa avrebbero potuto dire, però, ehi ragazzi, è andata così. Mi spiace di averti distrutto il diario, comunque l'avevo letto, il diario di Isobel non diceva nulla di che. Mi spiace aver bruciato metà locanda, ma ehi, è il minimo, è il prezzo che bisogna pagare. Ora, col cazzo che io continuo, io giusto faccio una discussione Every lucina con lei. scrap of your marrow yearns to end her. Dooming the village would bring foul glory. You can almost taste it. On with you. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Il mio sangue mi sta dicendo di ucciderti. And yet you hesitate. She doesn't believe you will do it. You can see she wants to believe there is mercy in all, even in the worst. You aren't the first to threaten me. But I know the eyes of a killer when I see them. You mean me no harm, do you? Beh, An pure cuore experienced cleric oscuro è can una tell such chierica things. esperta, tutto sommato. The urge within does not want to talk.
The restless urge starts to scream. Mio Dio, ritirati nella tua mente, fuggi dall'oscura pulsione. No, più che carica, facciamo un bel salvataggio. Perché io non conosco l'oscura pulsione ancora bene. No, 36, perdonatemi. 36, puttana troia. Vorrei urlare, ma solo urlare, non attaccare. Moon Maiden, have mercy on this poor soul. Inizia il combattimento? A quanto pare sì. Ma per curiosità, se lo uccido? Ok. Ma proprio di cattiveria, voglio solo provare a vedere che cosa succede. E l'ultimo colpo lo lasciamo a terra. Così, giusto per vedere la barriera che fa crack. What were you thinking? What are we doing here? Isabel. No. What in the nine hells happened? Io e Isabella abbiamo avuto un piccolo diverbio. A little spat. I can't believe I didn't see you for what you are. A murderer. You killed her. And in doing so you've spelled our doom. Però guardate, io sono Carla e Akinie. Gli altri tranquilli. With the same ease, I swear I'll strike you down. Harpers, we must cleanse. But hark, something stirs. No, basta così. Ad ogni modo, proviamo a ritirarti nella tua mente. Fuggi dall'oscura pulsione. Ho tagliato perché non volevo che magari usciva il boss o altre cose che non dovevamo vedere in questo momento. Quindi, ritirati quindi nella tua mente. The moment you even began to think of it, it was already over. Quindi. Moon Maiden, have mercy. Quindi mi stai dicendo che in ogni caso mi devo arrendere? Where do I go from here? Non ho quella roba di... Rino in bersaglio privo di senso invece di ucciderlo. Ecco. Quindi andiamo direttamente di comuni. Se gli diamo gli attacchi non comuni non dovremmo creare problemi. Teoricamente. La stiamo solo stordendo. Teoricamente. Spero. Spero. Seriamente. Ma non doveva morire, cazzo. Ma però ditemi, non dirmi che mi sono ingabbiato da solo in un cazzo di Tetris ora. Ok, proviamo l'ultima sperando che riusciamo a domarli. As suddenly as it started, you have tamed the urge. It slumbers. There we are. The real you. Your affliction, is it? Doesn't rule you, does it? Perdonami per ciò che ti ho detto. Sono maledetto da incantesimi di follia. Let things begin again, as long as you keep the peace in last light. Ok. Go on then.
Questa maledizione sembra incredibilmente potente. Cosa sai dirmi a riguardo? belongs to the goddess Shah. According to the Harpers, it fell here when they defeated Kethric. The one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Come sei finita qui? Right place, right time. When a cleric of Saluna stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights. At any cost. Non sono granché su di te, ti andrebbe di colmare le mie lacune? I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Non so granché su Selune e Shar, ti andrebbe di illuminarmi? Moon and shadow. Light and dark. Comunque, secondo me, lei è una romance bella pesante. And this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Conosco qualcuno che direbbe l'esatto contrario. Ma a parte questo, ma saccheggiamo lui, no, l'abbiamo già saccheggiato. Più che altro vorrei andare un attimo, 3 secondi se possibile, a commerciare. Così almeno ci togliamo di mezzo. No, ragazzi, rimanete fermi e basta qui. Non fate cazzate. Dai, ragazzo, un po' più svelto, un po' più prestante, lesto, vivo, magari. Non ti stai facendo una passeggiata assurda? Tu? Mol would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. They could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadows. È bugia, non l'hai fatto. You know what Mol would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Voi aspettate qui, io riporterò Mol a casa. But it's our job to bring Mol back. Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Bring her back, please. Ok, sarà fatto, mio caro piccolo coso. No, non andare via, mio piccolo bambino. Ti prego, devo venderti la roba. Mol can be cranky and mean, but she looks after us. So, stock up, all right? Because you need all the help you can get to bring her home. Sono tornato per quella chiave. You got the coin this time? Ah, tornerò con i soldi. Vaffanculo. Mi hai detto che mi avresti aiutato, bimbo di merda. Mol can be cranky and mean. Ok, fammi vedere quello che offri. Io ti devo dare questo, questo, questo. Finalmente, Will sembra essersi sbloccato. E andiamo con i cultisti. Hanno portato tuo padre alle torri dell'alba lunare. Floric l'ha confermato. All roads converge at moonrise. Possiamo fidarci di Floric? I was 11 when the counselor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The counselor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Il culto deve avere un motivo per rapire tuo padre, ma quale? They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravenguard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. Alle torri dell'alba lunare, allora non possiamo permettere alla Sulga di avere il Granduca Ravengar. We can't and we won't. The shadows be damned. Ok. E mio caro amico, che hai le gambe pienamente sudice. What can I do for you? Mistra è sempre una dea così esigente? She expects those who seek to use the weave to do so honestly, and with respect for its potential to destroy.
as well as its potential to save. Hmm. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. Che carino. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Come ti senti? Non dovresti essere felice? Affrontare la possibilità della morte. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Cioè? The truth is I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. Se lo dici tu, perché non ci pensa il mister ad affrontare l'assoluto o mister in persona? No doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. Ok. Perché non ti unisci a me? No, non è il momento di unirsi a me. C'è ancora questo punto esclamativo che credo lo terrai fino a fine dopo, a questo punto. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. C'è un pugno fiammeggiante all'ultima luce, privo di sensi a causa della maledizione, ma borbotta qualcosa riguardo a un ragazzo di nome Daniel. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. Daniel is no ordinary child. He is the very spirit of this land. If this fist knows where he is, then perhaps we can save him. Save everything. I will go to see him at once. Join me when you can. Ok, lui se ne va proprio bene, ok. Peccato che io almeno un sonnellino qua me lo devo fare, onestamente, perché mi sono letteralmente rotto il cazzo di trovarmi in quella situazione come ci siamo trovati prima. Avremmo potuto evitare qualche morte, non so nemmeno se effettivamente ci sia stata, e avremmo anche potuto tranquillamente risistemare la questione ad avere più incantesimi e tutto. Let's deal with Kethric, then find Voss in Baldur's Gate. Vorrei chiudere la nostra storiella. And one shouldn't. Do as you like. The loss is not so much mine as yours. Basta sesso, hai capito? Proprio così. You made it abundantly clear. Diretto. Non per cattiveria, ma perché vorrei avvicinarmi a qualche persona qui. E non è Astarion, giusto per chiarire. It's always a pleasure to see you sauntering over. Ok, con te basta. Qui c'è la nostra Quello Oscuro ferma, impalata, retta. 4.36, facciamo 4.37, perfetto. Ma ti direi, forse parliamo prima con la nostra Carlaia. What's on your mind? Vorrei parlare della tua motrice infernale. Sure. Non abbiamo a che fare altro che trovare del ferro infernale. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Come funziona? Vabbè, bla bla bla. Excited at all. Angry, nervous, delighted, enticed. Devi essere alquanto repressa. Vabbè, questo l'hanno già fatto. Per ora non possiamo avvicinare come vorrei la situazione, quindi andiamo dal nostro cuore oscuro. Vediamo se possiamo avvicinarci a lei. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Catherick Thorne, che ne pensi di lui? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. Something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie.
Riparare tutto quello che ci è successo. What's on your mind? Come me ne sto scavando, secondo te? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Rimandare ognuno per la propria strada. Oh, che tristezza. Pensavo si potesse andare un po' più a fondo in questa discussione. Però almeno ora sono libero. Ok, bla bla, ci facciamo questo riposino. Ti prego, non altri incontri strani. Di nuovo tu a cagare il cazzo. Playtime's over, pet. Perché? Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. Non concordo con te, mi cara Carlyle. Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. Non dirmi locked mollo. Up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Se questa creatura diabolica è così potente, come ha fatto a farsi catturare? Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. I'll lemure. Make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Oh, ma now, che carino. Be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hell. Non dirmi che molle la bestia. Azora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Rimaniamo a fissarci come il telenovela spagnolo o esce il contratto? Diciamo, escono le forme di dialogo. È stato quel momento dove si fissavano negli occhi intensamente. Ora, 4:38. Salveremo la tua risorsa, ma una condizione. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Annullo il contratto di Will e ognuno andrà per la sua strada. Fidati di me. Will relaxes, and your connection fades. Salveremo questa risorsa se libererai Will dal suo parto. Dal suo parto. Partorisci un diavolo! Allora, se libererai Will dal suo patto, Mizora. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Di che conosci una formula per spezzare i patti e intona una serie di frasi pseudo-infernali. Cerca di ricordare il più possibile riguardo ai diavoli e ai loro contratti. Potremmo da sempre lasciare che il culto infetti questa risorsa. Scommetto che sarebbe fedele nella schiavitù. 3-2 2-1. Anche se onestamente vedere lui che inizia a dire cazzate, andrei sull'1, però sono più curioso di vedere il 3. Voglio salvare per vedere che cazzo combina. 4-3-9. Ok, di che conosci una formula per spezzare i patti? Ti prego, ti prego, ti prego, è un 14, non è bassissimo. Seriamente. Quanto sono sfigato. Oh, grazie. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo. Che bello come dice bravo. Play your game. But I amend the pact once the mission. Ok, bla 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 bla. Ok, signori, quindi andiamo su intimidire. Potrebbe sembrare. Potremmo sempre lasciare che culto infetti questa risorsa. Scommetto che sarebbe fedele nella schiavitù. Ok, anche se non credo sia mai tutto sommato. Incredible. You
actually think you hold the winning hand? Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Ottimo. Spero che almeno ora non cagherà più il cazzo. Anche se effettivamente l'ha lasciato veramente con grande relativa semplicità il nostro amico, e questo mi preoccupa un po', perché o è veramente disperato o stiamo sotto un altro giochetto. Perché ci provano con me tutti quelli che io non voglio? Killing is an instinct for us. I respect you for that. I would keep the murders in our own camp to a minimum, but otherwise we're very much on the same page. Dove vuoi arrivare? I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the Worm's Thrall. Quindi? Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. E come dovremmo riuscirci esattamente? I assume there's some device controlling these things, so we find that. Murder some people and, look, I'm not a details person, all right? But turning up and causing chaos has worked for us so far. Oh, quello poco m'assicura. There's an opportunity before us. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and enjoy a little world domination on the side. You can't tell me that doesn't sound fun. Non sembra molto divertente. Beh. I knew I was right about you. It's so good to find a kindred spirit. Of course, this all assumes we live long enough to find this moonrise. But I'm feeling optimistic. Ok, beh, effettivamente non ha tutti i torti. Lo ammetto in totale sincerità. Ma anche la nostra cara Carla ha qualcosa da dirci. Pensavo ci stesse provando di nuovo con me a stare, dicevo, ma che Cristo, per favore. God damn it. Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? Hai sentito Mizora? Questa è l'unica cosa che Will dovrà fare per lei, poi sarà libero. Dopo tutto quello che Will ha sacrificato per salvarti, ora di ricambiare il favore. I never forget what Will did. Not ever. I'm here because of him. And I'd do just about anything to help him. But devils never lose. You know that, right? Sure, they'll give you a bit of tat here. Ma è come se si è bloccata, si è frizzata. Grazie per il tuo grande intervento. Copper for your thoughts. Ok, ti ringrazio per tutto il resto. Cagnolino? Hope you're keeping well, friend. Sì, sto bene. Orso gufo? You smell very delicious, but I will not bite you. Grande per te pure, orso gufo. A parte questo, Lazael? Greeting. No. Quello scuro. Shah's blessings upon you. Fine. What's on your mind? Okay, come how cavando. Are you holding up? Don't be. Che tristezza, non riesco più a filtrare con nessuno. Vedi che non mi sono tirato tutte le possibilità, se non veramente rimengo tristissimo, rimarrò tristissimo per il resto della mia esistenza. Ok, Will, che rimarrà per sempre con un punto interrogativo in testa. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow.
Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole. Non è che tu abbia altra scelta. Completa questa missione o marcirai gli inferi. Pensavo che tu dovessi dare la caccia ai diavoli. Questa non è una violazione del tuo contratto. The same thought crossed my mind. I'm only to hunt the infernal, the demonic, and the heartless. But nowhere was it stated that I can't help one. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the blood war. Non significherà, significhi troppo per la costa della spada. And it means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it. But I'm not going to celebrate till I'm actually free. I can feel Mazora scheming. Beh, non sappiamo ancora cosa stia di fatto liberando. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. I cultisti hanno parlato di tuo padre delle torri. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Bene, quindi direi che ci possiamo fare una bella lungo riposo. Selezionami tutte le risorse, perfetto, va più che bene. Chi viene a trovarmi ora? Un altro sogno onirico. Puttana Eva. The voice of the absolute is strong here and getting stronger. Perché hai cambiato vestiti? I trust you've come to your senses. We have to work together or the absolute will enthrall us both. I cannot keep this up indefinitely. But it's good to see you're making progress. Che carina, non porta il reggiseno. Non chiedetemi perché vado a notare subito questa cosa. You did a brave thing, saving those people in the grove. Non mi pare che il mio intervento sia servito a qualcosa. I cultisti li hanno comunque raggiunti. Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Facciamo un salvataggio, anche perché mi dispiace che abbiamo perso il check in percezione. Se avete visto, l'abbiamo fallito. La mia trasformazione. Yes, but the orders are oddly erratic, as if the absolute cannot make up its mind. I don't fully understand. In any case, the absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. Non permetterò che succeda. I know. I'm glad you are on my side. I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me. It's desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the absolute and freedom for all. Però è strano che in questi abiti lei... This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on.
Do not let my efforts be in vain. Ok. Apprezzabile ad ogni modo. L'aiuto che ci ha dato almeno. Il resto un po' meno. Il salvataggio è fatto. Un'altra gloriosa giornata ci aspetta. Cuore oscuro, ti prego, dimmi che ci posso provare con te. Shah's blessings upon you. Tutto quello che è successo, come me la sto cavando. How are you holding up? If you're sure. No. Più che altro mi dà di strano. Dici che sono magnifico, fantastico, intelligente, però poi non finisce qui. Vabbè, signori, ad ogni modo, decisamente non ha senso continuare perché sono già a 45 minuti, quindi sono costretto a mettervi il tempo tirato. Ci becchiamo nel prossimo episodio.